grazie di essere qui, a voi tutti, grazie alle istituzioni in primis, a quanti relazioneranno questa sera alla nostra iniziativa. Un'iniziativa da un titolo non insolito, ma io lo chiamo contemporaneo ma agganciato al passato. Donne in cammino rappresenta la continua evoluzione della donna. Ci è venuta questa idea spontaneamente proprio per mettere in moto un meccanismo, anche il nostro, di Donne all'Oltranza, un cammino itinerante. Abbiamo pensato bene, crediamo, anche se sinceramente siamo un po' affaticati dal lavoro svolto, però devo dire soddisfatti, un cammino, un percorso itinerante nel corso dei quali abbiamo incontrato le associazioni del territorio, abbiamo incontrato le realtà della nostra comunità, abbiamo intervistato gente del nostro territorio, gente che, persone che si sono fatte notare per la loro attività o per le loro opere o per la loro creatività. Dunque, Donne all'Oltranza nasce con l'idea di dare voce a tutte le categorie di donne, però noi aggiungiamo nel rispetto del genere e non dimenticando il proprio ruolo, ciascuno il proprio ruolo, perché la donna deve comunque cercare di trarre la propria identità, sempre e comunque. Noi, per noi è stato un cammino di arricchimento. Noi ci siamo recati presso i consultori familiari, ci siamo recati presso il centro comunale anziano di Rionero, proprio per mettere anche a confronto il concetto del ruolo della donna generazionale, cioè come viene passato questa staffetta del ruolo della donna, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della donna all'interno della famiglia, non tralasciando il connubio famiglia-lavoro. Consentitemi di ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato con noi, soprattutto il valido aiuto di Unilabor con la preside Cervellino, sempre presente e vigile a quelle che sono le nostre iniziative. Ringraziamo davvero di cuore il CIF con Antonietta Lo Staglio, che ha portato una bellissima testimonianza, ci siamo incontrati con il CIF e il centro comunale anziani, che ho detto poc'anzi, ancora le istituzioni, l'ASP con Battistina, con la dottoressa Battistina Pinto, a noi è un continuo Donne in cammino con la dottoressa Battistina, perché condividiamo in toto quelle che sono le iniziative sia del consultorio che delle associazioni del territorio. Loro davvero sono molto vigili, soprattutto per quanto riguarda il percorso delle gestanti, il percorso delle mamme. Io ho assistito anche stamattina presso il consultorio di Venosa a un incontro con tante mamme, questi bambini piccini, e facevo notare effettivamente a queste mamme della fortuna che hanno adesso a recarsi presso i consultori, perché sinceramente io 20 anni fa non ce n'erano ancora, ed è davvero un grandissimo aiuto per la famiglia, ma non solo per la famiglia, per la coppia, perché come diceva bene Battistina, non bisogna dimenticare la coppia quando nascono i figli, perché la coppia si deve forgiare ancora di più e si deve evolvere, perché è vero che la donna si è emancipata, ma io dico sempre, si emancipa anche l'uomo e si emancipa anche la famiglia intera, tutta, perché la famiglia, nel momento in cui arriva un bambino, bisogna raggrupparsi tutti intorno a questo nuovo arrivato, ed entrambi i genitori devono capire e devono riconoscersi col passare del tempo, non arrivare, come diceva la dottoressa stamattina, non arrivare ad un certo punto in cui i figli magari sono grandicelli e non si riconoscono più come coppia. E questo lo conosciamo bene come problema, che diciamo è la base.
Insomma, questo adesso, scusate se mi sono leggermente dilungata, però per farvi capire che davvero per noi è stato un percorso. E, tornavamo davvero arricchiti, però ringrazio dunque le istituzioni, il Comune di Rio Negro, abbiamo qui in rappresentanza, siamo onorati tra l'altro perché donna, lo dicevo prima, finalmente una vice sindaca donna. Adesso noi speriamo solamente di avere, c'è un altro passettino, c'è solo un passettino, Maria, un piccolo passetto, però vice sindaca c'è, l'abbiamo anche noi e siamo contentissimi, a parte il fatto che ringrazio perché il Comune è sempre vicino a quelle che sono le nostre iniziative, ci accontenta da tutti i lati. È vero che a volte noi associazioni lamentiamo il fatto della mancanza di contributi, ma è pur vero che se siamo una comunità, se la comunità è sintomatico di famiglia, dovremmo capire che se un padre di famiglia dice oggi non è il momento di comprare questa cosa, si rinvia, dobbiamo capirlo anche noi, perché effettivamente è un periodo che va così un po' per tutti. Ringrazio a livello regionale la consigliera di parità Ivana Pipponzi, la dottoressa Ivana Pipponzi, che ha accettato il nostro invito, ancora l'avvocata dottoressa Morena Rapolla, componente del CORECOM, Rossella Brenna, la componente della Commissione regionale pari opportunità, nonché nostra Presidente del Consiglio. Bene, adesso un applauso, dice quale istituzione presenti, da dove ci sono cerchiando. Volevo introdurre, prima di passare la parola ai relatori, volevo introdurre un video che abbiamo girato in circa una settimana di tempo con il TG7 Basilicata, e qui vi chiedo un applauso veramente grande, perché adesso perdonatemi, devo dirvi che poverino Pino con la sua telecamera in spalla mi ha seguito, io lo chiamavo, gli fissavo gli appuntamenti, dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare di là. E quindi è stato anche bello questo continuo correre, fino a ieri sera l'abbiamo fatto sul tardi, abbiamo apportato anche dei disagi alla moglie Anna, perché siamo andati a casa della moglie ieri sera ad effettuare il montaggio velocemente, perché ci tenevamo a lasciare un segno. Abbiamo pensato bene adesso di mandare uno step, questo video che rappresenta i nostri diversi step. Chiediamo scusa alle persone che abbiamo dovuto nostro malgrado tagliare, però vi garantiamo che manderemo il video integralmente, lo divulgheremo sui social, sul sito web, online, come dice il professor Mazzeo, quindi oggi vi mandiamo ad ogni modo, però niente, vi lascio al video. Donne ad oltranza presenta in occasione della Giornata Internazionale della Donna l'iniziativa dal titolo Donne in Cammino, un percorso itinerante con testimonianze, dibattiti aperti ed incontri, grazie alla collaborazione di associazioni ed istituzioni presenti nel territorio. Parliamo di Unilabor, CIF, Centro Comunale Anziani, TG7 Basilicata, Comune, Regione, Commissioni, ASP. L'intento è quello di dar voce a tutte le categorie di donne di genere, donne casalinghe, donne in carriera, donne separate, molestate o violentate, donne madri, un connubio, mamma e lavoro. Il primo step dell'iniziativa presso il consultorio familiare con la dottoressa Battistina Pinto e l'ostetrica Stefania Finiguerra, il team tutto e dulcis in fundo, le dolcissime gestanti. Invece siete di quelle persone che hanno voluto incrementare questa natalità. Per voi cosa rappresenta? Non lo so, chi vuole dire qualche parola? Lei. Io mi permetto perché sono già mamma, quindi questo è il mio secondo genito, sì. Perché è vita, non c'è altra definizione. È vita, essere mamma è vita. È vita avere un bambino già
ti riempie la casa, non solo la vita, ovviamente il cuore, ma la famiglia, è un altro mondo, è completamente una vita come se prima non ci fosse stato niente. È la cosa più bella di questo mondo e quindi è vita. Anch'io avevo il problema un po' della tempistica, perché nonostante la mia inesperienza penso che 5 mesi siano pochi, soprattutto perché lasciare un bambino 3 mesi dopo il parto credo che sia veramente difficile, cioè il distacco deve essere veramente difficile. E come ti organizzi? Vabbè, a me ce l'aiuto, grazie a Dio, perché ho le sorelle grandi e quindi con i nipoti ormai grandi, mia suocera giovane, mia madre, però sicuramente mi sfrutterò anche il nido. Voci di donne raccontano, il CIF presenta testimonianze di vita vissuta di Maria Teresa Carrieri. Facciamoci in quattro. Salve, sono Antonietta Lostaglio. Io sono stata fino all'anno scorso presidente del Centro Italiano Femminile di Rio Nero. Adesso il mio ruolo è vicepresidente. Da circa 8 anni nella nostra associazione è arrivata qui la presente Maria Teresa, una nostra amica, con la voglia di essere ascoltata. Salve, sono Maria Teresa. Allora, questa storia inizia nel 1982, quando ho conosciuto quello che doveva essere l'uomo della mia vita. Nel giro di pochi anni io mi sono trovata a dover ricoprire ruoli molto diversi: moglie, madre, casalinga, lavoratrice. Se non che mentre io mi assumevo sulle mie spalle tanti ruoli, tante responsabilità, dall'altra parte si verificava un completo assenteismo, fino all'isolamento e all'irresponsabile gesto dell'abbandono. Sono civilmente separata, ma non voglio essere additata. Sono mamma ed ho diritto al rispetto. Donne ad oltranza, con la testimonianza di Loredana Nardozza. Buonasera, io al contrario della signora Maria Teresa non sono stata abbandonata o abbandonato. Lavoro saltuariamente una volta a settimana ad Atella. Prima lavoravo qui in un locale a Rio Nero, ho dovuto lasciare perché non potevo fare il pomeriggio, perché i bimbi stavano da soli, non era un pomeriggio, cioè si trattava di stare pure fino all'1 di notte al lavoro e quindi i miei bimbi dovevano stare soli. Ho deciso di lasciare sempre per loro. Ideali e valori di un tempo che ci guidano e reggono la convivenza sociale. Il Centro Comunale Anziani invita ad affondare le radici del passato in nome di una modernità con memoria, il tesoro della saggezza. Prima questa cosa non esisteva, la donna si sposava, era donna di casa e famiglia. Era la sentinella della famiglia. La sentinella della famiglia. Casomai se c'era la campagna ed era una brava persona che voleva accompagnare il marito, andava pure in campagna col marito, cucinava, cresceva i figli, faceva i servizi di casa, che non sono i servizi di ora. Ora non c'è più tempo neanche di fare i servizi in casa. La donna prima non si separava, la donna prima stava anche alle botte, pur di non avere la vergogna di... Pur se la femmina sempre lavorava, mo tenete pur la comodità, tenete una mamma che vi aiuta. Io non so di me, mia figlia va a lavorare alla mamma, però mia figlia deve mangiare a casa. Prima comandava il marito, mo invece all'inverso, mo comandano le donne, noi i mariti. Deve collaborare sempre marito e moglie. Mia moglie ha sempre lavorato come me, però mia moglie portava 2 stipendi, uno perché c'è la scuola, come a me, e un altro perché non mi facevi spendere per la badante, per la vapa, strappa. Non è andata avanti? È andata avanti la casa. Donne e lavoro. Le donne hanno un unico difetto, a volte dimenticano quanto valgono. Dottoressa Rosalba Cervone, farmacia Cervone. Dottoressa Grazia Luguercio, farmacia Papa. Noi come professionisti, come sanitari, veniamo quotidianamente in contatto con le problematiche legate alla salute ovviamente delle donne e spesso per i vari motivi, chiaramente l'aspetto più grave è sempre la malattia oncologica, e molto spesso raccogliamo confidenze legate alla loro sfera privata. Noi facciamo il nostro ruolo cercando di farlo bene e facciamo sempre un augurio a tutte le donne,
a quello che valgono, che varranno sempre di più. Grazie a tutte. Una cosa però che io vorrei sottolineare, forse perché ho avuto la possibilità di averne una conoscenza un po' più diretta, è che vorrei che si soffermasse l'attenzione sul fatto che nei paesi, nelle culture più che nei paesi, lì dove la donna non gode di alcuna considerazione se non quella di fare figli e di servire gli uomini, ci sono dei grossi problemi. Sto parlando del Medio Oriente, sto parlando della Siria, sto parlando della Giordania, sto parlando dello Yemen. Lì dove le donne non hanno alcun ruolo, stranamente ci sono dei conflitti notevoli. Questo certamente non avviene in paesi dove, anche civiltà diverse dalla nostra occidentale, lì dove le donne, facciamo l'esempio della Cina, facciamo l'esempio dell'India, dove le donne lavorano, portano avanti le economie delle nazioni immense come la Cina e l'India, tutte queste tensioni, tutte queste guerre, tutti questi problemi non ci sono. Unilabor, presidente Giuseppina Cervellino, perché le donne sono l'essenza di vita, sono i veri architetti della nostra società. L'Università delle Tre Età, di cui sono presidente, opera con forte convincimento per la promozione della dignità e della identità della donna sul terreno essenzialmente della cultura. Il fascino della donna, non il fascino della corporeità che è matrice della violenza, ma il fascino dell'anima e della mente, del pensiero e dell'azione, che anche nelle scuole, che in tutte le associazioni debba privilegiarsi questo campo di rivisitazione della cultura femminile lucana. Un mondo di donne anche di grande poeticità, che bene far conoscere nelle scuole se vogliamo creare le premesse di una vera cultura di parità. Quelle donne però che non devono smarrire quel bellissimo titolo che io ritengo metaforico di Virginia Woolf, Le Tre Guinee. Quelle donne che non devono mai smarrire, anzi, devono far sentire più fortemente il peso della loro anima, della loro storia e del loro spazio sociale. Imprenditoria femminile. Daniela Moretti si distingue nel territorio per creatività e capacità di ruolo della donna. Non è facile trovare donne che si dedicano alla creatività, donne che lavorano a stretto contatto con la gente, perché non vengono molto apprezzate. Donne multitasking, il cammino o correre delle donne, la terrazza, per coniugare famiglia e lavoro, Ermelinda Casolino, la necessità aguzza l'ingegno. Buonasera, sono Casolino Ermelinda. Bene, la mia attività nasce per esigenze personali, perché ho un figlio celiaco da 30 anni e quindi come mamma ho dovuto imparare a lavorare senza glutine. Quindi quello che io riesco a fare è tutto da autodidatta, quello che il cuore mi ha dettato di fare. Dico a tutte le donne che comunque la necessità aguzza l'ingegno. Certo, abbiamo ottenuto diverse conquiste nel corso degli anni, ma quanto pesa ancora la bisaccia delle donne di oggi? La donna è sempre in continuo cammino, da qui il titolo della nostra iniziativa Donne in Cammino. Perché la donna è come un pellegrino, cammina col sole e con la pioggia, con la neve e nel fango, anche quando non è preparato né abituato a farlo. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno riaggiorna. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle liberi. Alda Merini. E pancia e cassa che viene al finire.